Allora, dove andiamo oggi, Meschia? Bellissimo. Oggi un cazzeggio in escursione con Meschia! Perfetto, direi che siamo pronti per partire. Ma Meschia, dove sei? Meschia? Come si chiama Meschia? Ma la tua figura nello specifico che cos'è? Tu sei un uomo. No, il Meschia ci sta portando, ci sta facendo fare questa escursione, no? Lui è una guida, una specie di guida escursionista, ma non mi vuole dire precisamente il nome. Una guida bike, anche bike, ma non solo bike. Mi sono formato con anni e anni di esperienza su queste montagne e poi, come ciliegina sulla torta, all'Accademia Nazionale della Mountain Bike e ho raggiunto questo permesso di poter accompagnare le persone in bicicletta. Noi siamo a piedi, le biciclette sono giù, speriamo che ce le abbiano lasciate. Vediamo. Questo è interessante. Allora, il Meschia parla correntemente come minimo tre lingue. Sì, l'italiano, il dialetto montanaro e il barattolese. Com'è? Barattolese, facci sentire un po'. Ho studiato alla... Faccio sentire? Vabbè, dove l'hai studiato? Alla Bormioli di Milano, la facoltosa all'università. Sì. Adesso te lo dico in barattolese dove studiate. Leggete i sottotitoli. Grazie. Ma a qualcuno è venuto in mente riguardo al barattolese che è all'università Bormioli, che ha frequentato il Meschia, che... Cos'è che dicevate? Che l'università Bormioli è di Bormioli. Rocco, Rocco Bormioli! Allora, in questa giornata di Ferragosto noi siamo qui grazie alla nostra guida. Venga un po' più avanti, guida, Sale. Perché qui abbiamo livelli di cinematografia avanzatissimi. Salve. Guida, possiamo dire il marchio della compagnia non guida? Non hai letto il cartello qua, non parlare alla guida. Non disturbare il guidatore. Dove siamo qua? Questo è il lago della Bargetana, è a quota 1750 circa, nell'Appennino tosco-emiliano. Il famoso Appennino tosco-emiliano. Non vedo il rifugio però. C'è il rifugio. C'è anche il rifugio. Rifugiati nel rifugio. Ma l'Appennino tosco-emiliano, quello che studiavamo a scuola. Sì. Invece di studiarlo... Bisognava venire qui. Wow. Oh. Ecco, questi sono lamponi che a 1800 metri sono la fine del mondo. Confermo. Lamponelli. Sì. Nei sottotitoli troverete il link per venirli a comprare, quindi altimetrie. Dillo in barattolese. Grazie. Sto imparando anch'io, tra un po' dirò qualcosa anch'io. Questo qua è pieno di lamponi. Che roba. Su questo versante si possono trovare anche i mirtilli spontanei tipici del parco dell'Appennino tosco-emiliano. Eccolo, questo qua è un perfetto esemplare in maturazione perfetta. Eccezionale. Ma ci arrestano? No, perché il quantitativo è veramente ridotto. Marco Gatti, allora, cosa ci vuoi dire? Oggi vi mostrerò lo strumento per migliorare la vostra raccolta di mirtilli. In montagna si sa che ce ne sono diversi, adesso ne stiamo incontrando veramente tanti. Certo, oggi. Certo. Per migliorare questa raccolta occorre un semplice strumento, è economico, sì. Lo possiamo trovare un po' ovunque. Eccolo qua. Sì, come si fa con questo? È una sorta di sasso appuntito. Con questo strumento andiamo nella zona dove ci sono i raccoglitori di... Sì, glielo tiriamo in testa, amici, e abbiamo preso un sacco di mirtilli che sono nelle loro, giusto? Nelle loro borse, sacche, insomma, comunque risparmiamo la nostra schiena, il nostro tempo, soprattutto, tutto grazie a lui. Il nostro strumento che si chiama?
Sasso per mirtilli. Esatto, esatto. Grazie. Non volevo, pensavo fosse scontato. Grazie. Fatto bene a sottolineare. No, sempre queste. Ci rivediamo per altri trucchi per sopravvivere alla montagna. Allora, quella conca che si vede tra un dente e l'altro di quelle Alpi, la parte più bassa, c'è il passo della Tambura, ossia il pezzo in cui la via Vandelli, quella che va da Modena al Palazzo Ducale a Forte dei Marmi, la via di passaggio di scambio dei duchi estensi. Andavamo giù col faggio e tornavamo su col sale. È stata costruita intorno al 1680 sotto commissione del Duca d'Este, e l'ingegnere che l'ha prodotta, che l'ha costruita, che l'ha progettata, è l'abate Antonio Vandelli. E basta, questo è quanto. Per creare il passaggio, la leggenda narra che sono saliti con i muli e i cannoni perché non riuscivano a trovare un varco di passaggio nelle Alpi Apuane. Infatti si vede che la loro costruzione è molto irta, non è dolce come l'Appennino, perché comunque cambia la struttura della montagna. Il famoso rifugio del lago della Bargetana e basta. Non conosco i proprietari, no, però si mangia molto bene e la birra è buona. Non la birra, hanno la birra. Facciamo un brindisino. Prego un attimo. Salute. Prosit. La nostra guida bravissima che ci ha portato qui. Grazie. Un applauso a voi che siete una meravigliosa compagnia. Colle! Allora, cosa raccontiamo? Raccontiamo che oggi è stata una bellissima giornata, camminando sulla dorsale Tosco-Emiliana. Era nato un attimo in stand-by. E compagnia ottima, passo ottimale. Sei un animale da palcoscenico, ma sei anche un ottimo camminatore sportivo. Complimenti. Complimenti. Arriva dopo. A Rocco. E non lo dice a nessuno. E no, lo dice a tutti. Questa è la prima regola che ti insegnano. Sì, la prima regola che mi dice, altrimenti non usufruisci più dei miei servigi. Ma se qualcuno vuole usufruire dei tuoi servigi, sì, cosa deve fare? Deve scrivere da qualche parte? Deve chiamare qualcuno? Innanzitutto deve attraversare il tunnel del cambiamento del primo tipo, che è la strada di casa mia. Quindi una strada che all'ingresso è scritto proprio per aspera ad astra, perché devi fare questa camminata lunga e tortuosa, ripida, per poi arrivare a casa mia, vedere le stelle, e io lì potrò accoglierti e stabilire se potrai essere guidato da me nel tunnel del cambiamento del secondo tipo, che è quello in cui cade la personalità e riscopri l'anima e ti connetti all'anima di queste montagne. Perché io lo dico sempre, l'Appennino è un atto d'amore, te lo devi saper meritare, e quindi devi sapertelo meritare. Ottimo, grazie. Un brindisi all'Appennino. Per iniziare questo cammino, questo percorso iniziatico, scusate la ripetizione, ma è un percorso iniziatico con il Meschia, dove ti contattano? Scrivetemi a turbomeschia@gmail.com. Ai, usiamo Gmail di Google! Sì. Ah, guardalo! Qual è lo stato dell'arte in Italia? Meschia. È solo una parola sul vocabolario Treccani. Sì. Non esiste più. Non esiste più. No. L'unica arte che abbiamo è quella che ci circonda qui, in natura. L'unica arte da prendere in considerazione. Non ci sono più punti di riferimento. Sembra un parte Rocco. Parte Rocco, dai. Rocco è un artista allungo il braccio, un artista a 360 gradi. Mi sembri un po' Mauro Corona adesso in questo momento.
Ti senti vicino a Mauro Corona? No, lontanissimo, perché io non vado dall'estetista a farmi fare le unghie per firmare i libri, per autografare i miei libri. Quindi, pare che non scrivo libri, quindi c'è niente da autografare. E non vado dall'estetista a farmi fare le unghie. Che il libro più bello è quello che si legge in natura. Sì. È quello scritto sulle rocce delle montagne. È quello scritto nelle cortecce degli alberi. O è quello scritto nella nostra anima. Adesso stai sondando dei temi abbastanza... Cosa stai leggendo in questo periodo? Le istruzioni del montaggio della mia yurta. Le istruzioni del montaggio della yurta! Sì. Che un giorno faremo vedere sta yurta. A parte questo, qualche altro libro di riferimento? Sto leggendo La metamorfosi delle piante di Goethe. Sto facendo un po' di fatica perché il mio livello intellettuale è abbastanza basso e si sta entrando in temi abbastanza tecnici, faccio un po' fatica, però mi sto evolvendo con lui. Abbiamo imparato a dire grazie in barattolese, giusto? Ho detto bene? Non hai mosso la bocca. Non hai mosso la bocca. Sto ancora imparando, La via... Oh, bravo. Giusto, giusto. Per adesso... Bravo, bravo. Grazie. Ti dico bravo in barattolese. Non è che io ho mosso la bocca. Perché sono già allo step successivo, sono ventriloquo. Questa raccolta occorre un semplice strumento, è economico, sì. Lo possiamo trovare un po', eccolo qua. Sì, come si fa con questo? È una sorta di sasso appuntito. Sì. Aspetta che... Perché qui la tagliamo, che non riesco a trattenermi. Sì. Ora via. Con questo strumento andiamo nella zona dove ci sono i raccoglitori di mirtilli. No!